Ciao a tutti! Tra poesia e amor cortese, oggi esploreremo il mondo di Trovatori e Trovieri, i primi poeti musicisti che costituirono una vera e propria scuola poetica nella storia letteraria dell'Europa. Siamo in Francia, nel periodo tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, approssimativamente dall'anno 1070 alla fine del 1200, nel periodo delle crociate. Mentre la musica sacra veniva eseguita nei luoghi consoni, come chiese ed abbazie, nelle corti medievali, castelli, piazze e villaggi fioriva la musica profana. Una musica che aveva il principale scopo di intrattenere i ricchi signori feudali e divertire il popolo con storie e danze, musica spesso eseguita da artisti girovaghi. Tra questi artisti c'erano i trovatori e i trovieri, detti troubadour e trouvère, che venivano accolti dai nobili nei loro castelli ed erano dei poeti ma anche dei musicisti, una versione medievale di quello che noi intendiamo per un cantautore moderno. Si distinguevano da altri musici per le loro origini spesso nobili e anche per il tipo di musica profana che creavano, che era sì una musica dedita a intrattenere e a divertire, ma era una musica colta. Questa era una novità per l'epoca, perché l'unica musica colta che si eseguiva era quella sacra. Come abbiamo detto, provenivano per la maggior parte da famiglie nobili, ma non erano primogeniti, quindi non avrebbero ereditato il patrimonio di famiglia e si spostavano così di feudo in feudo alla ricerca di avventure alla corte di qualche signore. Tra loro vi furono però anche cavalieri, re e regine ed anche ceti meno elevati. Le chansons dei trovieri e le chansons dei trovatori, ovvero le loro canzoni, narravano storie cavalleresche, incredibili avventure di nobili cavalieri, ma anche meravigliose storie d'amore, omaggiavano Dio, re e regine e onoravano la terra della loro provenienza, raccontandone storie nostalgiche e sognanti. Parliamo di un canto monodico, ovvero una sola linea di canto, una sola voce. La loro musica andava di pari passo alla loro poesia. Non era concepita come un semplice abbellimento, era una parte integrante. Vi state chiedendo qual è la differenza tra trovatori e trovieri? La loro origine e la loro lingua. I trovatori comparvero per primi, provenivano dal sud della Francia e la loro lingua era la lingua d'oc, ovvero la lingua occitana, definita così dal loro modo di dire sì. I trovieri comparvero successivamente, venivano invece dal nord della Francia e la loro lingua era la lingua d'Oïl, l'altro modo di dire il sì, ed è l'altra lingua volgare francese da cui si sviluppò il francese moderno. Finalmente si usava la lingua volgare a discapito del latino, che continuava ad essere usato per il canto sacro. L'origine del nome trovatore deriva dal termine francese trovare e dal latino tropare, ed indicava proprio l'inventare tropi, ovvero inventare componimenti in versi, l'arte del creare poesia e musica, il trovare rime e versetti. Trovatori e trovieri scrivevano meravigliose canzoni che poi venivano diffuse dai menestrelli erranti che giravano e le diffondevano di feudo in feudo. Questi antichi musicisti accompagnavano i loro canti con la viella, la ghironda o il liuto, strumenti a corde tipici di questo periodo storico, ma a volte anche con l'arpa o il flauto. Le loro composizioni si distinguono in tre stili: il trobarleu, una poesia leggera e scorrevole, il trobarric, una poesia ricca ed allusiva, e il trubarclu, uno stile complesso e metaforico che presentava spesso indovinelli ed enigmi. Il tema preferito di questi canti era inizialmente epico, centrato sulle grandi gesta dei cavalieri, ma ben presto si iniziò a prediligere il tema dell'amore. Banale, potrà pensare qualcuno, ma per l'epoca a cui ci stiamo riferendo veniva trattato in un modo assolutamente nuovo ed originale. Parliamo infatti di amor cortese.
cui l'amore prendeva una forma idealizzata di perfezione, e la perfezione richiedeva sempre una conquista assidua ed impegnativa. Particolarmente impegnativa, poiché l'oggetto di questo amore impossibile era quasi sempre una donna sposata. Quindi questo amore fatto di sguardi e sospiri doveva essere necessariamente segreto. Una metafora del rapporto feudale al rapporto amoroso, dove l'amante rappresentava il vassallo e l'amata rappresentava il signore feudale. La dama veniva concepita come un essere perfetto, ricco delle più belle virtù, veniva posta sopra a tutti. Il poeta amante era intrepido ma sottomesso. Il marito cattivo e i maldicenti cercavano di ostacolare questo amore. Si parla quindi dell'amore tra l'amante e la signora, uno specchio meraviglioso della società aristocratica dell'epoca. La poesia trobadorica contraddistingueva anche le varie fasi di questo amore. Il Feigni d'Or, quando il poeta amante scopriva di essersi innamorato, il Pregia d'Or, quando l'amante decideva di implorare amore alla dama, l'Entendeur, quando la dama consentiva ad ascoltarlo, e il Dreux, quando l'amante fortunato veniva ricambiato del suo amore. Da questo nuovo modo di intendere il sentimento, non più nella costrizione cristiana di intenderlo solo tra marito e moglie, nacquero nuovi meravigliosi personaggi, tra cui Tristano Isotta e Lancillotto e Ginevra, coppie dai drammatici conflitti e dalle travolgenti passioni. Tuttavia, questo amore non era un incitamento all'adulterio, semmai al contenersi, nonostante il tratto fortemente passionale. L'apice di questo amore era infatti un casto bacio. L'amante era un servitore sottomesso alla sua dama, a lei fedele ed innamorato delle sue virtù. Una passione ideale e sublime che aveva la capacità di rendere migliore l'uomo che provava questo sentimento, di renderlo più buono e più valoroso in un destino di sofferenza amorosa, nel rispetto di un codice morale e comportamentale. Il destino della donna era di essere intoccabile ed irraggiungibile. Raramente era possibile ottenere di più, ma a qualche fortunato fu concesso e qualche trovatore narrò il raggiungimento di obiettivi molto più concreti. Oltre alle canzoni e chansons di argomento amoroso, non mancavano però anche altre tematiche con le relative forme, e ce ne sono davvero molte, tra cui la ballata, ovvero la canzone per il ballo, il sirviente, dedito alla moralità o alla satira, il plan, un lamento o canto funebre, la discordia, dove l'autore si divertiva a cambiare lingua ad ogni strofa, ed anche il tenso, un dialogo su tematica politica, alba, canto mattutino dove gli amanti devono lasciarsi, la pastorella, i canti dove protagonista l'amore tra cavaliere e una pastorella, la stampita, che era musica esclusivamente strumentale, e nell'ultimo periodo troviamo anche la chanson du toit, dove la dama, dedita al ricamo, soffre per le sue pene d'amore, ed oltre a queste molte, molte, molte altre. Una particolarità è anche il modo in cui i trovatori parlavano della ricchezza del signore feudale. L'ostentazione della ricchezza e lo sciupare denaro a giorni nostri non è un appellativo molto bello, ma era invece considerato una qualità del signore feudale, tant'è che i trovatori lo ripetevano continuamente nelle loro poesie. Era considerato un motivo di prestigio, come il fatto di avere molti sudditi alle proprie dipendenze. Rendeva grande e magnanimo il signore feudale. Gran parte della loro musica veniva tramandata oralmente, ma fortunatamente una parte è stata scritta e conservata, giungendo fino a noi. Il fatto che le loro liriche siano state scritte è un'ulteriore conferma dell'origine nobile dei trovatori, che sapevano leggere e scrivere poesia e musica, a differenza dell'origine popolana di altri musici di corte, come ad esempio i giullari e i menestrelli.
rimangono ai giorni nostri 264 melodie dei trovatori, un decimo circa dei componimenti poetici pervenuti, che sono circa 2600 di oltre 450 autori diversi. Dei trovieri abbiamo fortunatamente qualcosa in più, ovvero approssimativamente 800 melodie, 2000 composizioni poetiche di 200 autori differenti. Purtroppo all'epoca la notazione musicale non prevedeva un'esatta notazione ritmica, ma vennero utilizzate quelle che si definiscono note quadre, le stesse che si adottavano nel canto gregoriano. Ciò che si può fare oggi è darne un'interpretazione tramite diversi segni, seguendo la ritmica poetica, sperando di andare il più vicino possibile all'originale. Invece, l'altezza delle note, grazie al rigo musicale, è sufficientemente precisa. Questa musica era sì di intrattenimento e trattava di diverse tematiche, dal quotidiano all'amor cortese, ma troviamo degli autori veramente raffinati che sono entrati nella storia, tra i più importanti trovatori. Guglielmo IX, duca di Aquitania, il primo trovatore, componeva solo per un pubblico di iniziati che avevano la sua stessa origine aristocratica feudale, con un linguaggio elevato che solo un signore feudale suo pari avrebbe potuto comprendere. Bernard de Vontardon, di origini umili ma bello e nobile di portamento. Il signore del feudo in cui viveva si accorse del suo talento e lo prese sotto la sua protezione. Geoffrey Rudel, principe di Blaya. Si narra che Geoffrey si innamorò perdutamente della contessa di Tripoli, senza averla mai vista, soltanto dai meravigliosi racconti che giungevano di lei dai pellegrini. Pur di conoscerla, decise di partire per una crociata. Purtroppo, durante il tragitto si ammalò gravemente, ma riuscì a raggiungere Tripoli. I suoi amici lo portarono morente dalla contessa e lui riuscì a vederla ed abbracciarla prima di morire. La contessa, colpita dal suo amore, decise di diventare cristiana lo stesso giorno. Ovviamente si tratta di un racconto, ma questa storia attrasse così tanto Carducci che decise di immortalarlo in una sua poesia. Un altro fu Pierre Vidal, figlio di un mercante di pellicce che continuò l'attività del padre e divenne così ricco da entrare in cerchie aristocratiche. Si narra che una volta si ricoprì con una pelle d'orso per non farsi riconoscere, ma la gente del villaggio lo scambiò davvero per un orso e lo riempì di bastonate. In un'altra occasione era riuscito ad intrufolarsi nella camera da letto della moglie del suo padrone. La baciò, ma questa, svegliatasi di soprassalto, iniziò ad urlare. Lui fuggì a gambe levate, credendo di non poter tornare mai più, ma era troppo prezioso per il suo padrone, che lo perdonò, incitandolo a riprendere il servizio. E poi Rambaud de Valqueyrat, cavaliere ma povero di sostanze, che trovò impiego in molte corti della penisola italica, da cui trasse ispirazione Francesco Petrarca per la sua opera poetica I Trionfi. Ecco invece alcuni tra i più importanti trovieri. Chrétien de Troyes, il più antico troviere che scrisse per Serval de Gaulois e cantò anche di Tristano e Isotta, da cui Wagner trasse ispirazione per le sue opere Parsifal e Tristan und Isolde. Thibaut IV, ultimo re di Navarra, che fu promotore della Quarta Crociata. Adam de la Halle, l'unico che si discostò dal canto monodico creando canti anche a più voci e che creò anche composizioni che alternavano il canto e la danza. Ed anche Riccardo Cuor di Leone, che narrò i suoi momenti di prigionia quando fu catturato in Friuli dal duca Leopoldo d'Austria e consegnato all'imperatore Enrico VI mentre ritornava dalla Terza Crociata. Tuttavia, trovatori e trovieri non erano solo uomini, ma c'erano anche delle esponenti femminili. Se ne contano almeno 17, tra cui troviamo Garsenda, la contessa di Provenza, ma soprattutto la contessa Dudia,
che forse si chiamava Beatrice. Lei cercò di riconquistare il suo cavaliere, verso il quale era stata troppo ritrosa, non avendo avuto il coraggio di concedergli il suo amore. Questa della Contessa è l'unica opera musicale femminile che si è giunta fino a noi. Questa forma di musica nobile e profana non esisteva comunque solo in Francia. Ci furono anche i Minnesänger nella zona tedesca, ma anche altri nella zona catalana e nella penisola italica. Per gli amanti dell'opera è impossibile non associare la figura del trovatore all'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Infatti il tenore, Manrico, era il misterioso trovatore che cantava con il suo liuto versi melanconici con il nome di Leonora, il soprano, che si innamorò di lui. Nell'opera, nel primo atto alla fine della scena terza, giunge infatti la voce del trovatore che intona. Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like di supporto, condividilo, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi.